quasi 50 anni l'Argentina, insieme all'Uruguay e al Brasile, captò l'interesse di migliaia e migliaia di migranti italiani che ci lasciavano alle spalle una situazione di fame e di sfruttamento. Una massa di operai e di artigiani che ripopolarono l'Argentina dopo che i governi oligarchici avevano sterminato le popolazioni indigene. Infatti, queste nel 1890 erano ridotte ad appena 50.000 individui. Come negli Stati Uniti, anche in Argentina si registrò una grande crescita economica a cavallo della prima e poi della seconda guerra mondiale, in cui ci fu l'affermazione dei nuovi capitani d'industria, cioè gli impresari figli di emigranti italiani o spagnoli. Per sopravvivere nel complesso mondo dell'industria argentina, interamente monopolizzato dai gruppi oligarchici e dalle multinazionali, i nuovi impresari di origine italiana trovarono nella destra reazionaria e filofascista argentina il naturale partner e protettore. Per questo motivo, la maggior parte degli impresari italo-argentini appoggiarono tutti i colpi di Stato realizzati dai militari. Da non dimenticare poi la protezione finanziaria che molti di questi impresari italo-argentini hanno avuto dai padrini della 'Ndrangheta calabrese. Infatti, negli anni 70 Buenos Aires e Montevideo diventarono i centri latinoamericani dell'economia illegale e poi di quella conosciuta per economia sommersa. La prima si dedicava al blanchiamento dei capitali di Cosa Nostra provenienti dagli Stati Uniti, mentre la seconda invece interveniva direttamente nel mercato realizzando investimenti con capitali originari del narcotraffico colombiano, peruviano e boliviano. Questa attività era egemonizzata dalle famiglie dell''Ndrangheta calabrese che, grazie all'intermediazione di impresari e di politici di origine italiana, intavolarono grandi accordi con i militari della Junta Militar argentina per spedire in Europa, dal porto di Buenos Aires, 90% della cocaina peruviana e boliviana e poi anche una parte di quella colombiana. Nel colpo di Stato civico-militare del 1973 e quindi nello sviluppo di una repressione sanguinaria che provocò 30.000 desaparecidos e più di 100.000 esiliati, la classe impresaria italo-argentina si schierò al lato dei militari, tanto che uno dei famigerati centri di tortura clandestini fu installato nei locali dell'officina di Automotores Orletti. Yo creo que la Operación Cóndor también te sirve para reflexionar sobre lo que está sucediendo hoy. Como es tan amplia, como abarcó a tantos países, nos posibilita que en cada uno de nuestros países, donde estemos ubicando las situaciones que pasen, nosotros podamos defendernos mejor frente a las amenazas que tenemos. Y su declaración era... mostraba cómo habían tenido vínculos con todos los militares, una relación muy íntima tenían en algunos casos, cómo cuando los necesitaban los llamaban. Esto lo registró ahí. Lamentablemente, somos pocos los que estamos investigando, somos muy pocos. No estamos comunicados entre nosotros, salvo en raras ocasiones. No hemos logrado hacer un libro conjunto. Lo que tendríamos que hacer es un libro conjunto entre todos los que investigamos en cada país. Y entonces tendríamos, ahí hubiéramos podido seguir y entender todo cómo estamos en el caso de los italianos en Argentina. Fue muy fuerte. Estamos encontrando ahora más documentos. Van a surgir documentos. En este año vamos a tener mucho más documentos de estos grupos italianos en Argentina. ¿Con quiénes establecieron su relación? ¿Con los grupos fascistas de la AAA? Sí, era activísima la relación. Inclusive fueron invitados por José López Rega para estar aquí. Pero por aquí pasaban, por esos restaurantes, esos negocios que ellos tenían, pasaba todo este mundo secreto del cóndor también.
Nel 2009 las Madres de Plaza de Mayo fecero un comunicato in cui dicevano che Macri era il Berlusconi dell'Argentina, etichettandolo come un neofascista. Ci potrebbe dire qualcosa sulla formazione politica di Macri e come è riuscito a diventare il leader della nuova destra argentina? Innanzitutto diamo le origini di questo personaggio e di quest'uomo. È un industriale di origine italiana, è figlio di un italiano che ha fatto fortuna a livello industriale in Argentina, ovviamente ha fatto fortuna sfruttando i lavoratori. Il nonno, per chi ha una memoria un po' lunga, insomma cominciamo ad avere i capelli bianchi o direttamente o per racconto dei nostri genitori ce lo ricordiamo, nelle elezioni del dopoguerra il nonno è stato uno dei maggiori leader di quella coalizione neofascista, populista e neofascista che si chiamava Uomo Qualunque. Cercava questa coalizione di dare una nuova virginità politica ai fascisti che erano stati messi fuori legge dalla nostra Costituzione della Resistenza, post-Resistenza. È opportuno ricordare che la lista appunto dell'Uomo Qualunque era quanto di più reazionario del populismo reazionario che esistesse. Per questo in quegli anni si è presentato alle elezioni contro il Fronte Democratico e soprattutto contro il Fronte Popolare del Partito Comunista e del Partito Socialista. Quindi Macri è cresciuto in un ambiente sociale, umano, familiare e politico che si è formato politicamente in un ambiente del tutto reazionario, di destra, con evidenti nostalgie del ventennio fascista, legato quindi a quella struttura anche mentale. Quindi bisognerebbe stare attenti a questo tipo di eredità, questo è estremamente importante.